E proprio per questo ci premeva dedicare un'intera giornata, o almeno un'intera mattinata, per ricordare, per far riflettere insieme a noi, anche voi e le istituzioni, riguardo tutto quello che è successo in passato. Un episodio di cronaca probabilmente anche meno significativo rispetto all'eco che ha avuto in seguito diventa l'occasione per ripercorrere le ragioni del senso della memoria su tragedie dell'umanità come la Shoah, la persecuzione degli ebrei per mano nazista a pochi giorni dalla giornata della memoria del 27 gennaio, organizzata stavolta spontaneamente per volontà dei ragazzi della Scuola Superiore Margherita di Savoia. Questa mattina è stato proiettato un video che ha ripercorso una storia che ha sempre qualcosa da insegnare e si è tenuto un dibattito che ha coinvolto il corpo docente, i ragazzi, la comunità ebraica e le istituzioni. La legge era rispettata, ecco perché fa paura tutto questo. C'era Hitler che dava l'ordine e c'erano centinaia di migliaia di persone che rispettavano quegli ordini e che non disobbedivano. I più grandi crimini della storia dell'umanità sono stati compiuti attraverso legge. Allora quando ci dicono andiamo a parlare nelle scuole di legalità, io credo che dobbiamo partire proprio da questo. Non sempre ciò che è scritto in una legge è giusto. Se oggi c'è l'articolo 21 che consente a ognuno di noi oggi di poter parlare, esprimere il proprio pensiero, il più diverso che sia, è perché quell'articolo 21 è nato in un periodo in cui c'era chi veniva ammazzato per esprimere le proprie idee. Sul gonfalone del comune di Napoli, della città di Napoli, sono appese due medaglie. La medaglia di un popolo che prima che venissero gli americani ha avuto la forza di liberarsi. Ecco perché io sono certo che Napoli non sarà mai una città razzista, una città in cui possa sorgere il germe di quell'abominio che è stato il nazifascismo. Quindi io credo che noi dobbiamo condannare anche episodi che possono sembrare banali, che possono sembrare goliardie, che possono sembrare scherzi, che possono sembrare cose che accadono nella vita. Ma attenzione, perché si toccano dei punti che hanno rappresentato una delle pagine più nere della storia dell'umanità.